Cari amici di VBTV, nuovo appuntamento, il numero 28 con le riflessioni di calcio. All'indomani del turno numero appunto 28 del campionato, nono del girone di ritorno, che si è disputato in ben quattro giorni, tra il 10 e il 13 marzo, e che naturalmente si è aperto venerdì scorso con la polemica vittoria della Juve, che si è imposta sul Milan all'ultimissimo secondo nell'anticipo di venerdì sera, appunto. Una partita che sicuramente ha fatto discutere, non tanto per il dominio totale della Juve, perché alla fine 12 tiri in porta contro 2 del Milan, contro 26 totali, se non sbaglio, o 24 contro i 6 del Milan, alla fine cioè la dice tutta la differenza. Il problema che farà discutere quel rigore concesso, ormai finito l'extra time, trasformato da Dybala, che praticamente ha consentito in estremis alla Juve di allungare a 31 i suoi successi consecutivi in casa, e di chiudere quindi il capitolo Milan con una vittoria davvero sofferta. Juve che era passata in vantaggio per prima con Benatia, poi il pareggio in leggero fuorigioco del Milan siglato da Bacca, e poi un dominio totale che non si è mai concretizzato alla fine. Un po' per la bravura di Donnarumma, un po' per gli errori sotto porta, soprattutto di Piazza, che ha sbagliato anche tre gol clamorosi. E la Juve stava per chiudere con un pareggio una partita che poteva anche lamentarsi per un rigore non dato su Dybala, anche per la mancata espulsione di Pasalic, anche per qui, anche per là. Alla fine è successo il pastrocchio nel finale, espulso Sosa in pieno recupero. Ciò ha causato un allungamento del recupero e da lì è nato il rigore. Poi vabbè, come al solito fa parlare più sui giornali che non le squadre stesse. Poi c'è anche uno spiacevole coda con ipotetici danneggiamenti allo Juventus Stadium, anche se di foto o di video che girate all'interno dello stadio, che testimonino il vandalismo dei giocatori del Milan, che se così fosse si starebbe dimostrando una società non all'altezza della propria storia, ma poco importa. Beh, alla fine restano solo le chiacchiere da bar, comunque, per una partita che ormai dovrebbe essere finita già da un po' di tempo. Passando poi a sabato, unico posticipo serale di sabato è stato il derby di Genova, che è stato vinto alla fine dalla Sampdoria 1-0, era considerato in trasferta. Ha deciso un gol di Muriel, e quindi la Sampdoria che si dimostra in forma in attesa di ospitare la Juve domenica. Passando poi appunto alle partite di domenica, si è iniziato con l'anticipo delle 12:30, che ha visto un altro derby, quello emiliano, tra Sassuolo e Bologna, a Reggio, risolto da Bologna, da un gol di destro che quindi consente a Bologna di tornare a vincere dopo, se non sbaglio, 5 giornate, e raggiungere in classifica lo stesso Sassuolo, che ha perso la quarta partita di fila in casa. Nel pomeriggio poi, spicca clamoroso se così vogliamo, 7-1 dell'Inter sull'Atalanta. Una disfatta quindi per la squadra di Gasperini, per quello che doveva essere uno scontro per l'Europa. Inter che già aveva chiuso la pratica nel primo tempo, portandosi sul 5-0 dopo 34 minuti di gioco. E poi è arrivato il secondo 7-1 di questo campionato, dopo quello del Napoli a Bologna. Alla fine i protagonisti Cardi e Banega, autori di una tripletta, ha segnato anche l'ex Gagliardini. Per l'Atalanta solo soddisfazione di un gol, comunque bello, di Freuler sul 5-0. Ma una giornata da archiviare in fretta per l'Atalanta, che scivola al sesto posto. Al momento mantiene 2 punti di vantaggio sul Milan, ma la situazione si è comunque un po' complicata.
Sempre nel pomeriggio poi spicca la vittoria nei minuti di recupero della Fiorentina che si imposta sul Cagliari grazie al tredicesimo gol in campionato di Kalinic, che così consente alla Fiorentina di portarsi a meno 7 dal sesto posto e di riaprire delle flebili speranze di strappare almeno l'Europa League dopo l'uscita di scena della edizione di quest'anno ai danni del Borussia Mönchengladbach. Nel resto del pomeriggio poi il successo dell'Udinese di Dal Neri che passa 3-1 a Pescara, quindi Dal Neri dà un seguito all'ottimo pari con la Juve, a segno a Torino vanno ancora Duvan Zapata, Jandko e Terò, per il Pescara inutile il gol di Muntari, gol dell'ex tra l'altro, primo del Ganese con la maglia del Pescara, e poi sempre nel pomeriggio c'è anche il comodo 4-0 del Chievo che travolge l'Empoli. Ora, dirò, non mi ricordo più tutti di fila, credo proprio che abbiano segnato Birsa, Pellissier e Cesar, gli ultimi tre. Primo non me lo ricordo. Ah, inglese. E comunque un Chievo che tranquillo, può così godersi una vittoria abbastanza larga, quasi inconsueta, contro un Empoli che continua a essere salvo, ma con un misero bottino finora di 15 gol fatti. Quindi non è che ci sia molto da esaltarsi per l'Empoli. Fortunato che dietro comunque hanno perso tutte e quindi può almeno tirare un sospiro di sollievo. Stavo saltando il Napoli che nel pomeriggio ha battuto il Crotone per 3-0. A lanciarlo, comunque, nonostante il dominio totale sui calabresi, sono stati due calci di rigore: uno trasformato da Hamsik, che poi ci poteva dare, e uno trasformato da Mertens, che invece ci poteva dare un po' meno. E poi è arrivato il gol di Insigne, 3-0. O è stato Insigne a trasformare il primo gol? Non mi ricordo più, so che. Eravate comunque il gol di Insigne del 3-0, che ha comunque arrotondato il risultato, ma che certo ha fatto lamentare a fine partita i giocatori e il tecnico del Crotone Nicola. Però vabbè, la vittoria del Napoli alla fine resta comunque legittima, nonostante ci possano essere state delle situazioni arbitrali non molto chiare, ma va bene così. Poi vabbè, per il pomeriggio credo che siamo a posto così. Ci concentriamo quindi sul posticipo di domenica sera che ha visto la Roma imporsi per 3-0 sul campo del Palermo. Palermo con la nuova proprietà americana. Tra l'altro è stato annullato un gol buono in rosa-nero all'inizio con Nestorowski, poi la Roma ha vinto facilmente con i gol di Al-Shaarawy, Dzeko, numero 20 in campionato, e Bruno Peres, che quindi ha permesso alla Roma di mantenere il secondo posto, sempre a meno 8 dalla Juve. E infine il posticipo di ieri sera ha visto la Lazio imporsi 3-1 sul Torino, partita sbloccata nella ripresa dall'ex Immobile, 17 gol in campionato, poi il pari del Toro con Maxi Lopez, ma nel finale il bellissimo gol di Keita e Felipe Anderson hanno certificato il successo laziale che consente così ai capitolini di riprendersi il quarto posto che si era preso l'Inter per qualche ora. Quindi continua così la lotta per le posizioni alte. Torino che ormai sembra adagiato su quello che è riuscito a ottenere quest'anno. Probabilmente si toglierà ancora qualche soddisfazione da qui alla fine. Ma ormai è chiaro che non ci siano altri pensieri adesso per la squadra di Mihajlovic. Benissimo. Ricordiamo appunto che in classifica adesso vabbè, sempre la Juve ha raggiunto i 70 punti, sempre più 8 sulla Roma e più 10 sul Napoli, Lazio quarta, Inter quinta, Atalanta sesta, poi segue il Milan appunto a 2 punti, zona retrocessione che ormai si è impantanata lì, cambia decisamente poco, la classifica marcatori guida sempre
Belotti che ieri appunto ne ha segnato quota 22, seguito a 20 da Icardi e da Dzeko, a 19 da Higuain e Mertens e da 17 da Immobile. Dovrebbe essere questo l'ordine di classifica. Bene, ricordiamo poi la Champions League, stasera c'è Juve-Porto, Juve che dovrà quindi difendere il 2-0 ottenuto nell'andata in terra lusitana. Poi vabbè, domani si completerà il quadro degli ottavi. So che dovrebbe esserci stasera anche Leicester-Siviglia. Domani appunto ci sarà Atletico Madrid col Bayer Leverkusen. E che altro resta fuori ancora? Non mi ricordo più l'altra. Ah, il Monaco con Manchester City, anche qui 5-3 l'andata per gli inglesi, risultato che può essere ribaltato dai francesi, vedremo. E giovedì ci sarà il ritorno degli ottavi di Europa League con la Roma che dovrà ribaltare il 4-2 subito dal Lione all'andata. Poi vabbè, ci si rituffera in un altro turno di campionato nel weekend, l'ultimo prima dell'ultima sosta, stavolta si completerà in soli 2 giorni. Sabato toccherà alle milanesi scendere in campo, ci sarà Torino-Inter alle 18, poi la sera il Milan, impegnato non so più con chi, ma ci sarà il Milan. Poi domenica la Juve che sarà alle 15 a Genova con la Sampdoria, partita non affatto facile, l'Atalanta che proverà a ripartire in casa con Pescara di Zeman. E qui e così si completerà un turno. La Roma credo che sarà in posticipo giocando giovedì l'Europa League e quindi si completerà un turno che poi porterà alla sosta. A questo punto noi chiudiamo qui con le riflessioni di calcio. Torneremo lunedì per la puntata numero 29 e nel frattempo tante belle cose e continuate a seguirci. Ciao ciao!